Parliamo di profumi per l'estate e nello specifico profumi che sanno di pulito. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Finalmente un altro video sui profumi che aspettavo come una folle di fare, perché adoro i video sui profumi, perché io adoro i profumi. E quindi stamattina ho deciso di girare questo video per parlarvi di tre profumi che sanno di pulito. Una delle mie fissazioni vere e proprie, forse la più grande, è quella per l'odore del pulito, che ho ricercato parlando sempre comunque di profumi, quindi cioè il profumo che sa di pulito. Io ho sempre desiderato, no? Questo sentore che può essere comunque declinato in tantissimi modi. Il profumo che sa di pulito fa sempre breccia nel mio cuore, perché è proprio un sentore che io amo sentire anche addosso alle altre persone. Quindi oggi ho deciso di parlarvi di tre profumi di cui non vi ho mai parlato, quindi siamo, cioè, davanti a tre novità assolute, di profumi che sanno veramente di pulito, di bucato, di pulito, di freschezza, molto in generale, nel senso però che intendo io, nel senso che per me il pulito vuol dire anche il talcato, no? In questo caso no, voglio proprio parlarvi di qualcosa che sappia di davvero che possa sembrare un lenzuolo steso al sole, un qualche cosa di veramente molto pulito. Cominciamo dal primo, che è quello più ad alto costo. Allora, io vi sto parlando di un profumo che non è più in produzione, nel senso che il brand ha deciso di smettere la produzione di questa fragranza in particolare, però voi in giro da qualche parte la potete ancora trovare. Io ho acquistato questo profumo che comunque, quando si parla di sentori di pulito, si parla di profumi che spesso e volentieri risultano molto semplici e non da tutti apprezzati. Quindi ci sono dei profumi che fanno breccia nel cuore degli appassionati, che sono disposti a spendere cifre anche abbastanza importanti per acquistarli, ma non sempre questo succede con l'odore del pulito, che è sempre una cosa molto semplice. Io ho comprato questo profumo a un prezzo veramente stracciato, proprio perché il brand dismetteva la produzione di questa fragranza, e sto parlando di il brand è Mine Perfume Lab. Io penso si dica Mine o Mine, però secondo me è Mine Perfume, non so perché, ma mi piace dire Mine, e dirò così, e parlo di Hola. Questa è una fragranza molto famosa, che è stata molto famosa per il brand comunque Mine Perfume, perché è stata una fragranza abbastanza controversa. Direi anche a ragione abbastanza controversa, perché il brand, particolarmente, insomma, Mine Perfume Lab, non dichiara le note dei suoi profumi quasi di nessuno, ma credo di nessuno, non sono sicura, ma dichiara soltanto una nota, che è quella preponderante, e la mette in cuore, in testa, in testa, cuore e base. Quindi non ci dà la possibilità di poter capire com'è questo profumo semplicemente guardando appunto le note. E l'unica nota che inserisce nella descrizione di questo profumo, comunque definendolo un profumo che sa di pulito, è latte. Quindi molti e molti miei colleghi malati di profumite hanno acquistato questo profumo convinti di ritrovarsi una sorta di Martin Calen, la Laudi, Zero Molecole, insomma, vari profumi che hanno questa nota di latte, proprio il latte che si sente scaldato nel pentolino. Poi si ritrovavano questo profumo e rimanevano delusi. In realtà questo profumo, adesso io cerco un luogo dove non mi sono data altro, perché abbiamo parlato di profumi anche prima. È un profumo che sa completamente di pulito, però è un profumo che io ho letto recensito da alcune persone che lo hanno definito come un profumo di lavanderia, no? Un profumo di bucato steso, io non lo definirei così. A me la nota che più prepondera in questo profumo, e che riesco a sentire proprio benissimo, che vi dà proprio quella sensazione, è la nota proprio saponosa. Questo profumo profuma di shampoo, e a me nello specifico ha ricordato lo shampoo Johnson, quello nella boccettina, insomma, quello giallo, no? Quello per bambini, che non brucia gli occhi, poi se ti va negli occhi ti cadono tutte le orbite.
Ecco, quel profumo mi ricorda comunque in generale un profumo molto delicato, con una persistenza direi buona, almeno su di me, perché comunque ho sentito anche qui pareri discordanti. Qualcuno diceva che questo profumo è molto percepibile, qualcuno no, qualcuno dice che dura, qualcuno no. Per me è abbastanza invadente come scia, parlando sempre comunque di un profumo che sa di pulito, ma è comunque in generale un profumo che rimane sulla pelle e sugli abiti per diverse ore. Ed è proprio che ha proprio questo sentore di pulito molto buono, secondo me. Io è un sentore che io mi sono accorta di avere molti profumi, ovviamente, di averne di particolari. Ovviamente non ho delle cose molto strane nella mia collezione perché sono una dai gusti abbastanza, cioè ovviamente ognuno compra ciò che porta e che, a cui piace, no? Ciò che ci piace. Però ci sono quelle cose che tu t'accorgi di portare in occasioni più speciali, in occasioni più rare, in giornate più rare, e ci sono quelle cose che tu ti accorgi di prendere spesso nella tua collezione. Ecco, per quello che mi riguarda, ciò che io prendo molto spesso nella mia collezione sono appunto questi profumi che sanno di pulito. A me piacciono, per me il sentore di pulito può essere anche il Marino, no? Il famoso Rem. Non sa di pulito, però questa sensazione così ariosa di mare dà la sensazione del pulito. Ecco, questo profumo è un profumo abbastanza monocorde, non è un profumo che ha un'evoluzione esagerata, perché il profumo resta e rimane questo odore che sì, ricorda l'odore di una lavanderia, ma non è una lavanderia di questa industriale dove si sente questo odore particolare, buonissimo a mio avviso. Ricorda l'odore di una lavanderia perché qui c'è come una sensazione di entrare in una di quelle vecchie cantine, lavatoio, dove si potevano sentire gli odori dei saponi anche, no? Utilizzati per lavare questi panni. Comunque è un profumo che io vi consiglio di, se amate la nota del pulito, riuscite a trovarlo molto scontato, perché questo profumo a prezzo pieno aveva un prezzo che si aggirava intorno ai 100 euro, quindi veramente tanto. Per un profumo del genere io questo non ve lo consiglio di spendere questi soldi, però se lo trovate in sconto, io l'ho pagato molto meno, cioè meno della metà, molto meno della metà. Vi consiglio veramente di approfittarne perché è un profumo molto buono per me, per le amanti della nota di pulito, un profumo che lascia il segno perché l'ho iniziato 3 volte e mi hanno già chiesto una volta cosa indossassi. È un profumo che soprattutto in questa stagione è veramente molto molto piacevole, per cui Hola di Mine Perfume Lab è un profumo che io vi consiglio se amate come me la nota del pulito. Un altro profumo che vi consiglio, se come me amate la nota del pulito e che è veramente un profumo che potete trovare a prezzi davvero low cost, è questo di Gianfranco Ferré Camicia 113 o Camicia 113, non saprei. Particolare comunque è il pecchio, questo da 30 ml che ho preso alla saponeria, dove io vado spesso, sapete. Costava poco più di 12 euro, una cosa del genere. Il 100 ml ne costava, no, io l'ho pagato questo qua, quasi 11 euro. Il 100 ml ne costava 17, cioè quindi avrei potuto con veramente 5-6 euro in più prenderne una quantità molto più esagerata, ma ho deciso di non farmi cogliere da questi istinti, perché comunque ho tanti profumi e voglio usarli, quindi insomma un 30 ml poteva essere più che sufficiente. La boccetta comunque è molto bella, ha questo tappo che ricorda comunque qualcosa che può essere un tessuto, no? Raccolto, è molto particolare. Qui intorno c'è una passamaneria di tessuto e anche l'etichetta comunque è in tessuto. Io adesso vi leggo le note di questo profumo perché secondo me è un profumo molto carino che io non conoscevo, sono sincera, ma proprio non sapevo della sua esistenza. Poi, quando sono stata alla saponeria, più o meno 3 settimane fa, un mese fa, non neanche, forse 2 settimane fa, comunque loro hanno questa bellissima parete di profumi tutti commerciali, però è un posto molto bello per noi appassionati perché ti lasciano abbastanza in pace a giocare con questi profumi, no? Quindi tu hai possibilità di annusarli sia su mouillette che comunque su pelle se ne hai voglia. E io così ho fatto, quando ho visto questo profumo lì appoggiato, comunque c'era il tester che si chiamava Camicia 113, te l'ho detto, questo profumo secondo me, come vi dicevo appunto poco fa, che su di me fa sempre breccia ciò che sa di pulito, secondo
secondo me sa di tessuto, di pulito, no? Di lino, non lo so, di lino, chi lo sa. Comunque, le note di camicia 113 o 113, chi lo sa, sono in testa abbiamo bergamotto, magnolia e peonia, nel cuore c'è iris, violetta, gelsomino, in base c'è patchouli, benzoino del Siam e muschio. Anche qui me lo spruzzo. Allora, questo è un profumo totalmente diverso da quello che abbiamo visto poco fa, appunto, o là. Qui non abbiamo nessun sentore saponoso, almeno a mio avviso. Io non percepisco praticamente per nulla l'apertura agrumata in alcun modo. Sento una lieve nota particolare che non so se sia la magnolia o la peonia in apertura, qualcosa di quasi, non voglio dire affumicato, perché è una parola un po' azzardata. Però come quasi una nota di tabacco, no? Molto molto particolare, una nota. Non saprei dire, però è una nota che secondo me questo profumo è un piccolo gioiellino, perché è una nota che davvero io potrei sentire in una camicia da uomo. Abbiamo un cuore, iris, gelsomino e violetta. Quindi comincia questa parte più polverosa, più talcata, più però più femminile, no? Esce anche una parte femminile, comunque è un profumo unisex, che però è molto molto adatto a una donna, perché c'è questa parte di iris che è comunque molto leggera, quindi non c'è quella parte burrosa e assolutamente molto cremosa dell'iris. Direi che predomina la violetta in questo caso e c'è questa sensazione appunto di delicatezza, no? La violetta è un profumo che può risultare talcato, leggermente lo è in questo caso, ma non è molto, non lo è molto, cioè quindi non ha quella sensazione di talco, assolutamente. Qui c'è davvero una sensazione di una camicia pulita. Io continuo a sentire questo piccolo sentore, che non c'è nelle note dichiarate, ma ovviamente non so neanche se ci sia davvero nel profumo, di tabacco leggerissimo, che mi dà proprio questa sensazione di una camicia bianca da uomo. Voi chiedete perché tu ti lavi le camicie col tabacco? No, però quel sentore particolare che mi ha fatto proprio dire lo compro subito, perché questo profumo mi è piaciuto tantissimo. Diciamo che poi nel fondo, quando arriverà ancora, non ci siamo, ovviamente siamo nel cuore, c'è questo fondo un po' più profondo, c'è un po' di benzoino, ma c'è questo muschio che comunque dà quella sensazione un pochino più di pulizia, c'è il patchouli, quindi abbiamo benzoino, patchouli, insomma una sensazione un pochino più profonda, un po' più. Secondo me per questo motivo poi io dico che è assolutamente unisex, perché non è un pulitoso, fra virgolette, che comunque in generale tutti i profumi che sanno di pulito sono assolutamente unisex, praticamente sempre. Lo sono tutti i profumi, però ci siamo capiti, no? Cioè sono portabilissimi, però questo in particolare ha questa nota bellissima di gelsomino, ma questa bellissima nota di violetta che secondo me lo fa essere perfetto per la pelle di una donna, ma ha questo sentore che vi dicevo nell'aria prima di, boh, non lo so, questo, ma non è un odore di tabacco, cioè nel senso di sigaretta, è un odore proprio di tabacco da pipa, una cosa un po', una cosa molto leggera, molto volatile, molto, non è una cosa infestante, impregnante, una cosa importante, no? Però questo poi patchouli, magari il benzolino, queste sensazioni me lo fanno essere, secondo me, molto, molto adatto anche a un uomo, cioè io vedo benissimo un uomo con questo profumo, perché questo profumo ha un'evoluzione molto bella, cioè per me è un buonissimo profumo, quindi diciamo che ha un sillage non importantissimo, perché ha dei sentori molto delicati, quindi è un profumo che non lo definirei intimo perché si sente, ma non è un profumo che fa comunque veramente soffocare quando si passa, perché non ha, cioè tipo o là è più intenso come sillage, qui abbiamo una cosa più delicata.
Come persistenza non è molto lunga perché diciamo che sulle 3 ore poi abbiamo questo profumo finisce la sua vita sulla nostra pelle, sugli abiti dura un pochetto di più, però come vi ho detto si trova a prezzi veramente veramente stracciati perché se vi parlo di un 17 euro per un 100 ml parliamo veramente di prezzi stracciati a mio avviso ed è un profumo assolutamente buonissimo, secondo me sono questi tipi di profumi così delicati, belli, molto portabili, ma molto ben fatti. Sono delle ottime idee regalo se dovete regalare qualcosa a qualcuno che sia maschio o femmina. Sapete che amano i profumi, magari sapete che amano i profumi, non so, quelli che comunque sono un po' meno esperti di profumi, ti dicono: mi piacciono i profumi freschi, no? C'è questa cosa un po' generalizzata, però secondo me questo può essere un profumo che può piacere. Ripeto, come persistenza è un po' scarsa, soprattutto in questi giorni di caldo estivo, i profumi vengono più comunque consumati dalla nostra pelle, quindi purtroppo è così, però ve lo consiglio veramente, andatelo a usare perché è veramente un profumo ottimo. Ultimo profumo che vi faccio vedere è stata una mia scoperta, che non è mia come scoperta, però per me è stata una scoperta delle ultime settimane. Parliamo di questo profumo di H&M, quindi H&M, di Above the Clouds. Questo che comunque ho sentito nominare tantissime volte, qui abbiamo un 50 ml, credo di sì. Anche questo lo trovate veramente in tantissime declinazioni, c'è anche la boccettina da 10 ml se proprio non volete acquistare, anzi no scusate sono 75 ml e questo credo di averlo pagato intorno ai 10 euro perché c'erano comunque degli sconti. Ne avevo sempre sentito parlare come di un dupe del Blanche o Blanc di Baiaredo. Io ho avuto quel profumo che però sapete che comunque vi ho già detto di essere una grande amante dei profumi, l'avevo trovato in vendita usato, quindi insomma non era nuovo, ma a un prezzo veramente ottimo e avevo deciso di comprarlo. Poi l'ho rivenduto perché non era nelle mie corde, io sentivo un buonissimo profumo però molto agrumato. Allora qui abbiamo comunque nella scatola qualche accenno alle note e abbiamo accordo di cotone, quindi cotone, rosa, pepe rosa, muschio e ambra. Io me lo spruzzo, il boccettino è fatto così, almeno adesso, e con la mano sinistra faccio un po' fatica. E direi che questo profumo è un profumo meraviglioso perché secondo me abbiamo delle note di apertura agrumate e quindi qui ci siamo con il Blanche o Blanc di Baiaredo, penso Blanche si dica. Però secondo me questo profumo si discosta tanto da quello perché quasi subito arrivano questa sensazione che davvero è una sensazione di come rotolarsi nelle lenzuola pulite. Non so se avete questa, delle lenzuola lavate stese al sole, non lavate, asciugate in asciugatrice che profumano tantissimo, ma proprio stese al sole, cioè c'è questa nota di cielo come, no? Sono malata, lo so, però c'è questa nota come di aria aperta, però di cielo, qualcosa che viene da su, no? Veramente ottima. Cioè, c'è proprio quella sensazione stupenda di rotolarsi in delle lenzuola bianchissime appena state lavate e asciugate al sole. Proprio stupendo. Questo profumo mi ha proprio rapita, è un profumino veramente low costissimo. L'unico peccato è che ha veramente il sillage è buono perché quando lo spruzzate si sente bene, però ha una persistenza abbastanza scarsa. Diciamo che però per il costo si può tranquillamente portare con sé e rinfrescare. Perché qui abbiamo veramente la sensazione di panni stesi al sole, di panni puliti, di biancheria, non panni in generale. Io proprio ho questa immagine di lenzuola bianche stese al sole. Davvero ottimo, vi consiglio se passate da H&M di andare a sentirlo, H&M che dir si voglia. Io non so che tipo di Blanche Baiaredo avessi comprato, può essere qualcosa che non andava al mio, però io ricordo un gran agrumato.
Qui invece abbiamo delle note di muschio che si sentono. Questo a cotone è veramente, che non si capisce che profumo sia, il profumo del cotone, ha veramente, colpisce l'intento di dare quella sensazione di. Vi ho raccontato questi tre profumi che sono perfetti per l'estate e che sanno di pulito proprio. Spero come sempre di avervi dato la curiosità olfattiva, di aver instillato in voi la curiosità di andare a annusare qua e là qualcosa. Come sempre vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!